Non è possibile! Mamma mia, poverini. Ma cosa è successo, Katia? Tu lo sai? Ieri sera, finché erano fuori, li hanno derubati. In casa c'è la loro bambina con la babysitter. Pensa che hanno trovato la babysitter imbavagliata, poverina. Oh, mamma mia, chissà che spavento. Già. Caspita, che paura! Ora, per fortuna, la polizia indagherà. Forza, rientriamo che fa freddo. Su, cara, su. Beh, adesso preparo una bella cioccolata calda. Ehi, ciao a tutte! Ciao Adam! Ciao papà! Ehi, oggi il mio titolare ci ha invitato per la festa di Natale di questa sera, ma rigorosamente senza figli. Oh, ma che bello! Caspita, vi terrei volentieri io le bambine, ma questa sera ho anch'io la festa di Natale del mio circolo del cucito. Ah, non ti preoccupare, chiameremo una babysitter. Uffa, la babysitter no! Sì, ma non saprei chi chiamare e non ho tempo di fare dei colloqui. Non ti preoccupare, un mio collega mi ha dato un numero di telefono di un'agenzia di babysitter. Penseranno a tutto loro, ci manderanno una babysitter molto qualificata. Oh, va bene. Bambine, tra poco la babysitter sarà qui. Mi raccomando, comportatevi bene. Ok. Probabilmente sarà lei. Oh, buongiorno. Salve, io sono la direttrice dell'agenzia e lei è la babysitter. Salve. Mamma. Oh, scusate, Masha, cosa c'è? Perché mi interrompi? Abbassati un attimo. Dimmi cosa c'è. Queste signore non mi piacciono per niente, hanno qualcosa di strano. Masha, io lo so qual è il tuo problema. Non vuoi che io vada alla festa, ma non ti preoccupare. Tu giocherai un po', andrai a letto e quando ti sveglierai sarò già a casa. Mamma! Allora, Katia, sei pronta? Possiamo andare? Certo, la babysitter è arrivata, quindi possiamo pure partire. Anna, questa biondina non mi convince. Già, neanche a me. Arrivederci, signori, buona festa! Tornate pure tardi, non fatevi problemi. Bene, bambine, ora il programma è questo. Si gioca un po', poi preparo la cena e poi andate a letto. E mi raccomando, non voglio capricci. Oh. Cominciamo bene. Ehi Anna, vado a dire alla babysitter che siamo pronte per andare a nanna. Pronto? Sì, fra 5 minuti li metterò a letto. Poi avremo il via libera. Potete pure venire per le 9. Vi aprirò io la porta, così potremo derubare per bene questa casetta. Proprio come abbiamo fatto con le altre. Oh mamma, devo fare qualcosa. Sì, certo, poi faremo la solita messa in scena dove mi imbavagliate e mi legate. Ok, a dopo. Anna, avevo ragione a sospettare della babysitter. È una ladra. E alle 9 arriveranno qui i suoi complici. Oh no! Dobbiamo telefonare alla polizia. Anzi, alla nonna. Ma dov'è il cordless? Cercavi questo forse? Mi dispiace, ma quando ci sono io, telefoni, telefonini e tablet sono confiscati. Ora forza, a nanna. Oh no! Ehi Anna, dobbiamo fare qualcosa, e subito! Già! Questa è la nostra casa e la difenderemo! Patti, puoi venire un attimo in bagno? Ho bisogno di aiuto! Ma Masha, sei ancora in piedi? Ti avevo detto di andare a letto. Ferma lì, altrimenti la nostra cagnolona super feroce ti attaccherà. Anna, prendi lo scotch. Agli ordini. Lo scotch? Ma bambine, cosa state dicendo? Non fare la finta tonta. Sappiamo tutto del tuo piano per derubarci. Perfetto, legata a puntino. Slegatemi subito! Zitta. Se non mi slegate immediatamente, ve la farò pagare!
Beh, ora starei zitta per forza. Ti avevo avvisata. Bene, Anna, ora abbiamo un'ora di tempo per mettere in pratica il nostro piano di battaglia. Forza, andiamo. Uffa, ma perché devo sempre essere Patty a fare la parte della babysitter? Ogni tanto vorrei farla anch'io, eh? Perché tu sei un uomo e il babysitter uomo non ispirano molta fiducia. Dobbiamo mantenere sempre la nostra tattica e i nostri ruoli. Uffa. Ok, diamoci una mossa. Chiamiamo Patty. Ehi, Patty, siamo noi. Patty! Dai, presentati allo spioncino. Ok. Patty! Ehi, apri la finestrella, sono io! Ciao! Ehi, ma cos'è successo? Spray al peperoncino! Quella brutta mocciosa! Quella brutta mocciosa? Ma non è Patty? No, è una bambina! Apri subito quella porta! Ehi tu, apri! Apri questa porta! Sono incollata alla maniglia! Aiutami, Marlon! No, i miei occhi! E vai! Ok, non facciamoci prendere dal panico, è solo una mocciosa! Già! Entriamo dal garage, così le faremo una bella sorpresa. Sì. Ehi, ma... Ehi, che sta succedendo? Siamo incastrati in un garage. Ok, la bimbetta è furba. Ma ora entreremo da dove lei non si aspetta. Forza, andiamo alla finestra sul retro. Ok, ora mi arrampicherò là sopra. E poi verrò ad aprirti la porta. Sì. Oh, che piccola che è questa finestra. Sono rimasta un po' incastrata. Beh, mi attacco a questa sedia. Vieni qui, seggiolina. Ti prendo! Ok, ora sono veramente stufa. Sfondiamo la porta! Forza! 1, 2... che cucina incantevole! Guarda! Ci sono anche i dolcetti e il latte. Tutto questo fermento mi ha fatto venire fame. Sono salatissimi! Ho bisogno di bere! Mi sei incollato la bocca! Quella piccola peste deve aver aggiunto della colla al latte! Non farlo più! Forza, andiamo a prenderla a fargliela pagare! Eccoci arrivati! Ehi, venite a prenderci! Ci penso io adesso! Oh mamma, che schifo, cos'era? Cosa? Oh già, hai la bocca incollata! Sarà cacca di cane! Forza, togliamoci le scarpe! E ora fai attenzione! Hanno messo un po' di ostacoli, ma niente di che! Allora ragazzine, siete pronte alle torture?
Non credo proprio. Dai Anna, scappiamo. Inseguile. Vieni, passiamo dal garage. Ta-dan! Oh no! Vediamo chi ride adesso. E ora te la faremo pagare noi. Oh! Eh? Oh! Nonna! Piccole mie, venite qui. Nonnina, come mai sei qui? Beh, ho provato a telefonarvi e quando ho visto che il telefono era staccato mi sono preoccupata e sono venuta subito. Bene, grazie a voi siamo finalmente riusciti a catturare questa banda di criminali. Vi siamo debitori. Complimenti, bella mossa quella di tenere sempre i vostri ruoli fissi. Così i bambini riconosceranno subito la loro babysitter e capiremo subito le case che avete derubato. Che ti dicevo? Silenzio, sali in auto! Zitti anche voi due, salite in auto! Brutta mucciosa! Wow! Bimbe, ora io direi che è meglio tornare in casa e sistemare. Troppe emozioni per questa sera. Anna! Masha! Mammina! Oh, Masha, scusami se non ti ho creduto. Complimenti, signore. Ha delle figlie in gamba. Dai, rientriamo che fa freddo. Ehi, ma questi sono occhiali da vista? E mi stanno anche bene.